Allora, come organizzo il mio tempo di lavoro? Il mattino è dedicato generalmente alle lezioni con gli studenti, per cui ho organizzato un paio di lezioni alla settimana con ciascuna classe per poterli vedere sulla piattaforma online che la mia scuola ha attivato. In quel momento quindi cerco di fare lezioni come se fossi in classe, spiego, correggiamo gli esercizi, rispondo alle loro domande e così via. Il pomeriggio è generalmente dedicato alla preparazione dell'incontro della giornata successiva, per cui preparo slide, cerco fotografie o carte geografiche che posso mostrare ai ragazzi attraverso la condivisione del mio schermo, correggo i testi che mi mandano, le ricerche che mi mandano, rispondo alle loro domande e assegno i compiti alla classe che ho visto quella mattina in modo che possano occupare il resto della settimana senza dimenticarsi della mia materia, delle mie materie. Quali strumenti sto utilizzando? La mia scuola ha attivato la piattaforma G Suite per docenti e studenti, per cui ogni ragazzo ha una classe su Google Classroom, per ciascuna materia. Qui, oltre a questo, i ragazzi possono appunto attivare Google Meet, che è la piattaforma per fare video lezioni, per cui ci incontriamo su questa piattaforma digitale e posso spiegare in questo modo, i ragazzi possono vedere me e vedere anche i compagni. I metodi che sto utilizzando, cerco di privilegiare il momento di incontro con i ragazzi durante il Google Meet, quindi lì dedico la maggior parte del mio impegno perché cerco di spiegare come se fossimo in classe. Gli altri metodi che sto usando, cerco di, appunto, per non far loro dimenticare ciò che abbiamo fatto, assegno loro dei compiti, privilegiando sempre la parte digitale, per cui in modo che loro non debbano fare foto da inviarmi o dove magari non riesco a leggere loro stessi, devono fare foto a più pagine dei libri, cerco di inserire tutto quello che i ragazzi devono fare su Classroom in modo che abbiano una sola piattaforma da controllare, perché comunque alle medie, in prima media, sono forse ancora un po' piccoli e guidati dai genitori che pure hanno i loro impegni. E quindi in generale cerco di privilegiare questo aspetto, inserisco, perché Google ne dà la possibilità, presentazioni, documenti e video. Gli studenti stanno reagendo bene, in generale anche in classe reagiscono molto bene alla parte digitale delle spiegazioni, per cui questa cosa ha suscitato molto entusiasmo, molti si impegnano anche più di quanto non facessero in classe. Al contempo però questo ha fatto nascere e ha, anzi ha, ha mostrato le difficoltà oggettive di molti studenti che magari non hanno i dispositivi adatti per potersi collegare e vedere i compagni, oppure hanno fratelli che contemporaneamente stanno seguendo le lezioni online. Per cui anche loro utilizzano la connessione che diventa molto lenta, oppure altri ancora che effettivamente non hanno i dispositivi adatti per poter seguire la lezione. Il lavoro ne è apprezzato, sì, anche i miei colleghi hanno avuto riscontri positivi da parte dei genitori che hanno apprezzato soprattutto il fatto che i ragazzi possano avere riconquistato parte della loro quotidianità soprattutto attraverso gli incontri online su Google Meet, dove hanno potuto rivedere i compagni e i docenti, e i ragazzi appunto sono molto entusiasti di questo e apprezzano quello che facciamo perché effettivamente la scuola manca loro molto nella maggior parte dei casi. Esperienze o competenze didattiche su cui mi sono basata non sono molte, nel senso che in classe pure utilizzavo risorse digitali da proiettare sulla LIM per non rendere la lezione troppo piatta. Per cui cercavo di associare e affiancare al testo scritto la mia spiegazione, spesso in classe anche dei video o dei quiz da poter fare in classe utilizzando e sfruttando la LIM e che sono molto apprezzati solitamente. Per cui ho cercato di rimettere in gioco e rimettere in campo quello che già facevo in classe attraverso la strumentazione digitale di Google Classroom. Ma allo stesso tempo ho dovuto anche reinventare le mie lezioni e il mio tempo attraverso dei portali che non avevo mai utilizzato, per cui un po' attraverso dei tutorial online e un po' attraverso l'esperienza e il provare giorno per giorno sono riuscita ad arrivare ad un equilibrio.
Questa esperienza la sto vivendo piuttosto bene, nel senso che chiaramente fare lezioni da casa e in forma digitale non è come fare lezioni in classe, non posso vedere realmente i ragazzi, al di là del fatto che mi stiano seguendo meno, perché spesso chiudono le webcam, per cui non so se si collegano e poi vanno a giocare all'Xbox, però al di là di questo credo che sia molto importante e l'80% del nostro lavoro sia il contatto con gli studenti, il poterli vedere in classe, capire cosa provano e che cosa pensano, cosa che dietro ad uno schermo è molto più difficile fare, quasi impossibile direi. Quindi è sicuramente un'esperienza provante che mi fa rendere conto di quanto sia importante la scuola nel suo aspetto fisico. Allo stesso tempo, però, credo che questa esperienza sia necessaria nel tempo che stiamo vivendo, proprio per, come dicevo prima, restituire ai ragazzi la quotidianità che hanno perso, non solo ai ragazzi, ma anche a noi, perché comunque il momento della lezione al mattino è molto stimolante per me e è molto positivo per la situazione che stiamo vivendo. Per cui credo che questo momento abbia molto da insegnare e sia ai ragazzi, ma anche e soprattutto a noi e alla scuola italiana, perché effettivamente ha fatto emergere tantissimi limiti e tantissime difficoltà, sulle quali bisognerà poi ripensare, e molto bene, direi, quando torneremo alla normalità. Salve a tutti, io mi chiamo Barbieri Rachele, sono una studentessa del corso di Scienze della Formazione Primaria dell'Università Bicocca di Milano e oggi sono qui per parlare della mia personale esperienza a proposito della didattica a distanza, sia come studentessa di un percorso di tirocinio, sia come insegnante del medesimo percorso di tirocinio, in una classe seconda di scuola primaria. È un tirocinio che prevedeva dei momenti di formazione a Milano, seguita da un tutor, e dei momenti invece di insegnamento vero e proprio all'interno della classe, e che prevedeva anche l'attuazione di un progetto pensato da me in base al contesto in cui sono stata inserita, da presentare ai bambini nel mese di marzo, da marzo a giugno. Ovviamente questo progetto, pensato nei mesi precedenti, è stato bruscamente interrotto a causa dell'emergenza coronavirus e la reazione, diciamo, iniziale è stata quella di panico e di smarrimento, perché ovviamente tutto il mio percorso è stato ridimensionato. Io avevo in previsione un progetto di laboratoriale di arte e ovviamente quindi inizialmente mi sono chiesta che cosa potessi fare. Non avevo mai avuto esperienze precedenti con la didattica a distanza, con il digitale, quindi devo dire che di fondamentale importanza è stato per me il confronto con il gruppo di tirocinio. In diretto il mio tutor ha immediatamente utilizzato una piattaforma Meet che ci ha permesso di confrontarci, chiarire i dubbi. Abbiamo creato anche delle cartelle in cui inserire delle buone pratiche, in cui ognuno ha inserito degli strumenti, delle modalità di didattica a distanza che per me sono stati fondamentali perché io purtroppo non conoscevo. Difatti ora per i bambini stiamo pensando di utilizzare una Classroom o comunque registro elettronico invece che i classici gruppi WhatsApp oppure delegare il rappresentante dei genitori, perché io e le mie colleghe siamo d'accordo comunque sul fatto che per questo momento in particolare sia importante per i bambini vederci, vedere l'insegnante, non farli sentire né abbandonati né in vacanza, perché questa non è una vacanza, l'istruzione deve continuare perché è un diritto fondamentale per tutti e ringrazio quindi che esistano la possibilità, che esista la possibilità comunque di continuare a fare didattica attraverso l'utilizzo di queste applicazioni. L'unica cosa che mi permetto di aggiungere è che non bisogna prendere la didattica a distanza come una situazione di stallo, è un modo per poter poi creare un'opportunità per arricchirci. E
presentare una serie di compiti o di capitoli che i bambini devono fare da soli essenzialmente, perché sono da soli, per poi finire il tutto con un'interrogazione, comunque magari online, per me non è una didattica alternativa, una didattica basata sulla socializzazione, è un semplice fare didattica frontale in un modo diverso. Quindi questa didattica a distanza potrebbe essere una grande opportunità se impariamo ad utilizzarla bene. Quindi, oltre ai semplici compiti, anche dei video in cui un insegnante legge un libro o un insegnante aiuta i bambini a magari organizzare la giornata, anche educare, non soltanto insegnare, dei tutorial. È importante, quindi pollice in su per la didattica a distanza, per la didattica alternativa, ma con la consapevolezza comunque di utilizzarla bene. Buongiorno, sono un'insegnante della scuola primaria e sono stata invitata a rispondere a alcune domande. Essendo questa un'intervista a distanza, ho deciso di leggere ogni domanda, che ho sul cellulare, quindi devo andare a prenderla. Ok, vi leggo la domanda e poi vi do la risposta. Allora, la prima domanda che mi è stata fatta è questo. State facendo, per l'argomento è l'insegnamento a distanza e in base a questo argomento ho ricevuto 6 domande. La prima domanda è questa. State facendo esperienza di didattica online? Naturalmente è rivolto agli insegnanti. Come organizzate il vostro tempo di lavoro? Allora, questa è una bella domanda, perché praticamente il tempo che noi dedichiamo a questo nuovo tipo di lavoro è veramente tanto. È tanto perché abbiamo dovuto un po' resettarci e trovare nuove modalità. Nuove modalità per arrivare a tutti. Per creare delle video lezioni che andassero bene per tutti, perché non si può fare un intervento né individuale né individualizzato, essendo così appunto a distanza. Deve esserci l'essenziale, perché la video lezione, non deve essere troppo lunga. Non deve contenere troppe, non deve contenere troppe cose da stampare, perché non tutti hanno la stampante. Deve essere inclusiva, perché appunto ogni bambino deve poter svolgere l'attività che noi proponiamo, e quindi tutto questo non è semplice. In più abbiamo dovuto un po' imparare tante cose che prima, dal punto di vista tecnologico, che magari prima sapevamo ma non avevamo mai usato, non ci serviva. Adesso invece ci serve tantissimo e quindi devo dire che abbiamo quindi imparato molto, abbiamo imparato sia dal punto di vista appunto tecnologico, ma anche a fare delle scelte essenziali. E in più devo dire che il lavoro di team è diventato ancora più importante, perché ci diamo proprio una grande mano. La seconda domanda è: quali strumenti e quali metodi state usando? Allora, avevo già accennato prima che noi stiamo usando tantissimo la video lezione registrata. Almeno tanti, soprattutto le classi più basse, prime, seconde e terze, perché i bambini hanno questo bisogno. In più, per quanto mi riguarda come per le mie classi, abbiamo avuto proprio questa richiesta, soprattutto
soprattutto dalle famiglie di alunni stranieri, perché mandare così solo lavoro da fare, scritto, fotografie o anche vocali, per loro era proprio difficile da capire. Invece vedere l'insegnante anche leggere il labiale praticamente è molto importante anche per questi genitori. Quindi noi comunichiamo attraverso queste video lezioni e alcuni insegnanti mandano un lavoro settimanale, alcuni insegnanti per dire team. Alcuni team invece mandano un lavoro settimanale, ma con una tabella che dove viene scaglionato, vengono scaglionate le varie attività per giorno, e ci sono invece alcuni insegnanti proprio che inviano quotidianamente il lavoro. E all'inizio, prima di fare questa attività, abbiamo inviato una tabella, tipo un orario, tipo quello che avevamo prima a scuola, e poi quindi in base all'orario che è stato stabilito, noi inviamo il lavoro. Questo noi facciamo. Naturalmente queste scelte dipendono dall'utenza. Ogni team ha un po' conosceva i suoi bambini, le sue famiglie, e poi abbiamo anche un pochino chiesto ai genitori. Chiaramente per noi i genitori rappresentanti sono il nostro ponte con le famiglie e sono importantissimi. La terza domanda è come stanno reagendo gli studenti? E la quarta, un po' la metterei insieme, il vostro lavoro è apprezzato, ne avete riscontro. Allora, praticamente, appunto, il nostro ponte sono i genitori rappresentanti. Questo tipo di lavoro, questa didattica a distanza, queste video lezioni, ma non in diretta, praticamente che noi inviamo, sono molto importanti. Noi chiediamo ai genitori anche un riscontro, eccetera. Perché questo? Noi abbiamo questo problema, cioè quando ogni insegnante, quando a casa prepara le sue lezioni, normalmente poi va a scuola, svolge l'attività e ha subito un riscontro, cioè a pelle anche, in base alla reazione dei bambini, vede se è il caso di ridurre, se è il caso di cambiare, se è il caso di, se invece andava tutto bene, poi ha un report immediato su come continuare la volta dopo. Sì, la volta dopo si ricomincia da quello che è stato fatto la volta prima, dall'esperienza, da quello che è stato detto. Tutto questo manca tantissimo, cioè si invia il lavoro, però non c'è, diciamo, questo contatto proprio che è importantissimo. Quindi i genitori sono il nostro sentore, cioè la nostra pelle, quello che noi sentiamo, quello che noi sentivamo a scuola, sono loro che ce lo riportano. E questo è molto importante, perché in base a questo ritorno noi possiamo così continuare. Fino ad ora devo dire che è andato tutto bene. Allora, la quinta domanda è questa: quali le vostre competenze o le esperienze didattiche su cui avete potuto basarvi per attivare le lezioni online? Allora, noi abbiamo avuto le competenze, competenze didattiche, eccetera, ne parlerò dopo. Allora, dal punto di vista invece digitale, nel nostro istituto è stato fondamentale l'aiuto dell'animatore digitale, che grazie appunto alle sue ricerche, ai suoi tutorial, alle sue telefonate, ai suoi messaggi, eccetera, ci ha inviato una serie di stimoli e a provare e a fare, e ho poi, in base a quello che ci ha insegnato lei, che ci ha cercato lei, che ci ha invitato a provare, noi abbiamo, ogni insegnante un po' ha trovato la sua metodologia o il programma che era più adeguato a lei o alla materia anche che doveva fare.
E questo per noi è stato proprio, cioè, importantissimo l'animatore digitale. È chiaro che poi tutto quello che uno crea è in base alle sue esperienze pregresse e quindi abbiamo dovuto quindi fare tesoro di quello che sapevamo fare prima. Ma abbiamo dovuto però poi riconvertirlo metodologicamente in un altro modo. Però la nostra esperienza naturalmente vale sempre. Riprendendo il discorso della nostra esperienza, praticamente vabbè, è molto importante, ma cioè, noi facciamo questa nuova didattica, diciamo a distanza, ma abbiamo ben presente i nostri bambini, li conosciamo, sappiamo di cosa hanno bisogno, li conosciamo uno per uno, sappiamo cosa hanno bisogno tutti, sappiamo le loro reazioni, quando creiamo queste le video lezioni con la nostra mente li abbiamo davanti, quindi dobbiamo sapere cosa fare, impacchettarlo, praticamente impacchettarlo e sapere anche a chi lo mandiamo, sapere anche le loro reazioni, perché non è che parliamo degli sconosciuti, parliamo dei bambini che conosciamo benissimo, quindi diciamo che la reazione positiva ci dà atto che li conosciamo bene. L'ultima domanda è come state vivendo questa esperienza? Allora, questa esperienza come stiamo vivendo giorno per giorno? Perché come tutti ben sapete, all'inizio sembrava solo un prolungamento di una settimana delle vacanze di Carnevale. Poi si è prolungato, poi si è prolungato ancora e adesso non sappiamo. Quindi questa esperienza la stiamo vivendo un po' giorno per giorno come tutti gli italiani praticamente. Chiaramente preferivamo non ci fosse questa cosa, sia per tutto quello che sta succedendo, sia perché appunto siamo un po' preoccupate per la nostra attività didattica, però vabbè, cerchiamo anche di vedere la parte positiva. Qual è la parte positiva? Uno, che abbiamo imparato un sacco di cose dal punto di vista appunto informatico, quello senz'altro. E abbiamo stretto tantissimo appunto i rapporti dalla scuola, scuola famiglia. Noi abbiamo bisogno dei genitori, i genitori hanno bisogno di noi e stiamo proprio lavorando insieme. Questo è una cosa molto bella. Abbiamo un rimando forte di questo legame stretto con i genitori. E abbiamo avuto anche abbiamo capito che per noi, vabbè, il lavoro è importante, ma anche per i bambini noi siamo molto importanti. Abbiamo avuto questo rimando che, vabbè, si sa, tutto si sa, però adesso lo tocchiamo proprio con mano. Noi dobbiamo, cioè vogliamo che i nostri bambini riempiano il loro tempo, ma non si annoiano a sentirci a fare le cose. Vogliamo che i genitori non si sostituiscano a noi, quindi dobbiamo fare delle cose che i vostri bambini possono fare in autonomia. Quindi vabbè, un po' in base all'età, però cioè pensiamo tantissimo a tutte queste cose. E poi abbiamo appunto, vi stavo dicendo che abbiamo avuto questo rimando dei bambini che aspettano la nostra voce. Quindi questo contatto umano è cercato dagli alunni e questo ci fa tanto piacere. Abbiamo avuto anche, non so, nella mia esperienza, ho avuto una mamma appunto che mi ha
via detto, via WhatsApp naturalmente, che quando il suo bambino sente la voce delle maestre quasi si eccita dalla contentezza. Questo mi ha fatto molto piacere perché è un bambino molto bravo, viene a scuola volentieri, eccetera, ma sta anche volentieri a casa. Quindi questa cosa vuol dire che abbiamo costruito qualcosa e è anche emozionante. Speriamo che tutto finisca.